Nome? Andrea. Classe fai? Prima elementare. Perfetto. Cosa vorresti fare da grande? Carabiniere. Perché? Perché vorrei aiutare la gente. Nome? Federico. Da dove vieni? Da Bratiglione. Che classe fai? Quinta elementare. Ok. Che lavoro vorresti fare da grande? Il meccanico. Perché? Perché mi piacciono le auto. Mi chiamo Marta, da piccola desideravo frequentare il liceo artistico e invece ho scelto di fare geometra per poter poi proseguire facendo dei corsi di architettura. Ciao, mi chiamo Giorgia, vengo da Val di Sera, frequento la quarta superiore dell'Istituto Tecnico 25 Aprile, indirizzo geometri. Quando ero piccola volevo fare l'astronauta perché adoravo studiare le stelle e i pianeti. Solo che andando avanti negli anni mi sono accorta che forse era un percorso un po' troppo difficile da intraprendere e così all'incirca in prima media ho deciso che volevo diventare un geometra. Non penso di non aver avverato il mio sogno, anche perché il lavoro del geometra è un lavoro che mi è sempre piaciuto e penso che mi darà tante soddisfazioni. Ciao, sono Martina, ho 17 anni e il mio sogno da piccola era fare la scrittrice, soltanto che col tempo ho capito che sarebbe stata una strada troppo difficile e probabilmente difficilmente realizzabile, e quindi ho deciso di fare un istituto tecnico per geometri. Questa scuola mi sta aiutando nel mio percorso formativo e non mi impedirà comunque in un futuro magari di avverare il mio sogno da bambina. Ciao, sono Alessio, vengo da Ponte Canavese e frequento la classe quarta dell'Istituto di Istruzione Superiore 25 Aprile, settore CAT, costruzione ambiente e territorio, ex geometra. E da piccolo il mio sogno era diventare uno scienziato, solo che tipo la maestra delle elementari mi disse che dovevo studiare tipo fino a 80 anni e quindi diciamo gettai la spugna e quindi cambiai idea sul mio futuro, su quello che volevo fare da grande. Pertanto decisi di intraprendere la strada verso diventare architetto e la scuola che poteva darmi le basi giuste era geometra, appunto, così poi da poter continuare all'università scegliendo architettura. Quindi diciamo sono riuscito nel mio intento e sono soddisfatto di quello che sto facendo e spero comunque di ottenere i risultati a cui aspiro. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground. And I'm hearing what you say, but I just can't make a sound. You tell me that you need me, then you go and cut me down. But wait, you tell me that you're sorry.